La giostra dell'equilibrio, la giostra dello spettacolo, la giostra che apre un'estate di overdose di giostra dalla Piazza Grande di Arezzo. Buona serata amici di Arezzo TV da Fabio Frabetti e Gabriele Veneri. È partito Andrea Carboni. Sembra un 4. È un tiro un po' dubbio. Un po' dubbio perché tende all'alto. Sì. 4! Confermata la prima impressione. Da questa carriera dipende molto della serata, penso. In un senso o nell'altro Enrico Vedovini. Ha tentato il 5, forse leggermente l'ha preso, ma è molto alto. Sì. Lo tocca e anche questo richiede una misurazione. 4 è un 4, sì. Confermata la prima sensazione anche in questo caso. Sembra poter andare. No, si è fermato prima della linea. Il cavallo sicuramente gli ha dato qualche incertezza e lui ha fatto bene a tornare dietro. Altro giro, lo vedo sereno. E adesso si va. È partito, stavolta è buona, Filippo Fardelli. Mi sa che è un 3. E anche questo è un tiro un po' dubbio. Cavalla galoppato veloce. Abbiamo visto un tabellone molto sporco. E ha dato un colpo molto forte. Si è rotto. 3. Hanno un punto in meno. Però la corsa è ancora lunga. Prende il boato degli altri quartieri. Rivediamo perché. È un tiro alto, La conta sul 4, però è partito sul 3, si è visto l'impatto sul 3. Ha distrutto tutto. Sì. Purtroppo nella carriera di un giostratore ci sono anche questi momenti, un tiro che non va come deve, ma d'altronde i numeri nel tabellone ci sono tutti e capita di colpirli. Importante è. Guarda chi schierano. Un altro mister sentenza. Elia Cicerchia. Maestro Elia Cicerchia. Cinque! Il ragazzo terribile! Fa ancora 5! Ha fatto 5, l'ha fatto pieno. Sì. Sì, dubbi non ce ne sono. Un 5, no pieno, sì. Di più. È un bellissimo 5. Consegna adesso la lancia. Sta consegnando la lancia, controllano che non abbia preso piano, il mazzo guarda, giusto. E ci cerca che dice agli altri in piano. Sì, perché sicuramente lo vorrebbero mangiare. E adesso poi sul sta abbracciando il cavallo. Guarda, sì, come lo bacia. È una scena stupenda. 5! Confermato, non c'erano dubbi. Ha fatto un tiro micidiale. Ora può esultare. Ora lo rivedremo anche a rallenti. Dentro fuori, è partito Andrea Bernancini. Molto veloce. Ed è 5! Ha fatto 5! Ha fatto una carriera splendida. Mamma mia che lavoro. Lancia da riconsegnare, protetta da Dario Tamarindi. Amici di Arezzo TV, da Piazza Grande c'è una notizia. Porta del Foro. Porta del foro è al pari degli altri. L'anno scorso Carboni ha fatto 5, quest'anno l'ha fatto Bernancini. Hanno sicuramente ritrovato una coppia forte e competitiva. 5! Arriva la conferma! Non c'erano dubbi neanche questa volta. E allora Porta del Foro sale a 9. Sant'Andrea è per tanti quartieri il nemico da battere. Dentro fuori anche è per Stefano subito. Chierici. È un 4.
sembrerebbe un 4, sì. Molto vicino, ha colpito una bella parte del centro, però sembra più un 4. Vediamo ora la misurazione, quello che dico. 4! Sant'Andrea è fuori. Sant'Andrea fuori, sì. Devono rimandare. Applaudono perché purtroppo, ovviamente sì, è una grande coppia. Certo, certo. È una grande coppia che comunque hanno fatto 8. Ha fatto 8. Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera. Purtroppo non è così facile, così scontato riuscire a colpire. Ci ha provato. Molto bello, molto vicino. Può andare Alessandro Vannozzi per fare un bel punteggio e per spezzarla, vediamo. Veloce. Non si spezza. Anche lui ha tentato il centro. 4! Fuori anche Porta Crucifera con un 7. Si decide tutto adesso. È partito Gian Maria Sportecci, attenzione! Molto veloce. 4. Ha fatto 4. 9 Porta Santo Spirito, 9 Porta del Foro. Partito, Andrea Carboni. E 2. Sì. Come a settembre. Sembrerebbe. Come a settembre. Fanno già festa a Porta Santo Spirito. Sembrerebbe un 2. 2. Non c'è alcun ma. Quindi 2 per Porta del Foro. Rivediamolo. Sì. Voleva fare lui 5, voleva farlo. Tanto proprio antico, continuano le proteste, guarda. Certo. Contro il maestro di campo, c'erano tutti con Lisandrelli. Chiedevano la ripetizione della carriera, presumo. Sì, credo che loro volessero la ripetizione. Partito lì, si cerchia! È partito! Ha fatto 3. 3! La giostra va a Porta Santo Spirito, che conquista la Lancia d'Oro. Ha tirato al 3 pieno. 131. Ha tirato al 3 pieno. 3! Porta Santo Spirito vince la Lancia numero 32 della sua storia, la numero 131 della storia della giostra del Saracino. Sale a quota 32. A meno 3 da Porta Sant'Andrea, che ha 35. Cicerchi e Sportecci vincono la quinta giostra della loro carriera. Può partire la festa contro tutto, perché hanno perso i cavalli, il campo gara, poi hanno perso Cicerchi a 2 giorni, come era successo a Chierici l'anno scorso. Ma Lazzi porta bene, Porta Santo Spirito vince. Sono stati i più bravi ancora, diciamo. Hanno dimostrato una volta che è un quartiere molto forte, perché la loro determinazione, la loro grinta, anche in un momento così difficile, è riuscito a premiarlo. Contro tutti e tutti abbiamo dimostrato la grandezza del nostro quartiere. A settembre l'abbiamo persa per un centimetro, oggi l'abbiamo vinta, abbiamo dimostrato ad Arezzo, alla città, che siamo il quartiere più forte di tutti, anche nelle grandi difficoltà, che forse qualcuno si dimentica quello che ci è accaduto a noi in questi 15 giorni. Noi in 15 giorni abbiamo perso i cavalli, ma oltre che i cavalli anche le scuderie, e abbiamo dovuto cercare sul mercato qualcosa, l'abbiamo trovato, e fermo restando che noi gli allenamenti li abbiamo fatti in piazza, e fra l'altro ci voglio aggiungere Elia, 3 giorni di febbre, di gastroenterite, però la cosa non mi stupisce più di tanto, perché io sono consapevole della forza dei ragazzi, la forza del gruppo e la grandezza del quartiere, sicché io credo che quello che abbiamo fatto stasera non è qualcosa di straordinario, è qualcosa di normalissimo per noi. Tanto c'è la febbre anche adesso qua. Sì, io prima, quando sono sceso in piazza, avevo penso 38, a San Domenico prima della sfilata avevo 38. Temevi di non esserci qualche giorno fa, ce l'avevi paura? Sì, più che altro quando hanno detto va bene, andiamo a pronto soccorso a fare l'ecografia, lì ho avuto paura. Hai fatto un 5 bellissimo. Meno male. Andeli! Meno male.
Volete fare un altro 5? No, 3 va benissimo, è il mio sogno fino alla vittoria di Marco Cherici e Daniele Gori. Sogno di tirare altre per vincere, veramente è stato spettacolare. Hai raggiunto Daniele Gori? Sì, sono felicissimo, ho raggiunto Daniele Gori con lo stesso tiro. Quindi... No, non posso dire la più inaspettata perché ci credevamo, però per noi era come rifare un altro esordio, in delle condizioni che tutti ci davano per persi una settimana fa. Stasera si esce con la Lancia d'oro in mano.